これは未来だ。 Welcome to the cyberspace. La notizia in testa. Oggi e domani sarà possibile gustarsi in sala Akira, il capolavoro di Katsuhiro Otomo che sarà proiettato in lingua originale e doppiato in italiano in 4K. Fin qui la cronaca. Ma perché bisognerebbe tornare al cinema per vedere questo film d'animazione del 1988? Ve lo raccontiamo noi. Prima di iniziare però ricordate di seguire il canale e di attivare la campanella per non perdere nemmeno un video di cinema serie TV. E adesso, qualche buon motivo per vedere Akira al cinema. Il primo è sicuramente la possibilità di godere sul grande schermo di un film che ha rivoluzionato a suo modo il mondo dell'animazione di fantascienza, aprendo un varco che ci ha fatto scoprire un filone ricchissimo. Basato sull'omonimo manga cyberpunk di Otomo, l'Akira cinematografico non è solo l'adattamento di un testo preesistente, all'epoca ancora non completato, ma un'opera a sua volta diversa e unica, come se l'autore avesse voluto sfruttare un medium diverso per tirare fuori altri aspetti della storia da lui ideata. In seconda battuta, Akira ci permette di conoscere lati più nascosti della cultura e della società nipponiche, permeate da un profondo senso di trascendenza e di fiducia nel futuro, ma ancora fortemente turbate dall'incubo della guerra. La Seconda Guerra Mondiale, infatti, ha chiuso in maniera tragica un pezzo di storia con la S maiuscola, riformando il paese, ma lasciando intatto il ricordo delle catastrofi nucleari di Hiroshima e Nagasaki. Dentro di me, Akira significa dopoguerra, spiega lo stesso autore, che su questo terreno ha creato una serie di personaggi memorabili che si muovono in un futuro avveniristico. In Akira, Tokyo non esiste più. Nel 2019 è stata spazzata via dalla Terza Guerra Mondiale. La nuova città è un luogo quasi spettrale dove si scontrano bande di giovani arrabbiati che sfrecciano sulle loro moto. Tra questi spiccano Tetsuo, un ragazzo che acquisisce poteri extrasensoriali, e l'altra figura chiave del racconto, Kaneda. Nonostante siano cresciuti come amici fraterni, i due sono portatori di una visione del mondo diametralmente opposta. Distruttiva il primo, improntata alla pace il secondo. E diventano i poli di un conflitto orchestrato ad arte dalla figura inafferrabile di Akira. Manga cyberpunk, abbiamo detto in apertura, e tanto basta per capire le atmosfere ipertecnologiche di Akira, debitrice a loro volta per ammissione dello stesso Otomo di un altro manga, Super Robot 28 di Mitsuteru Yokoyama, pubblicato tra gli anni 50 e 60. Prima opera in cui compare un robot e fumetto in cui il protagonista si chiama Kaneda. Ma Akira è prima di tutto un'esperienza visiva. Il film viene realizzato grazie alla collaborazione dei principali studi d'animazione giapponese, che per l'occasione hanno messo a disposizione 1300 animatori, utilizzando nuove tecniche come il pre-recording per far combaciare il labiale dei personaggi alle interpretazioni dei doppiatori. Sperimentazioni rese possibili da un budget spropositato, 1 miliardo di yen. E dopo Akira? In tanti hanno raccolto l'eredità di Otomo non solo dal punto di vista stilistico, ma anche per quanto riguarda la descrizione di un mondo giovanile costantemente vessato da entità esterne violente. Vi dice niente Stranger Things? È il primo esempio che ci è venuto in mente, giusto per nominare una serie di culto. Diteci allora, andrete al cinema a vedere o rivedere Akira? Fatecelo sapere nei commenti.